decisione. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno, buon appetito a tutti, good morning Chellons. Ciao Mimmo, internazionale. Non ho capito perché a te, quando, ho fatto caso, quando parla con te si dà una, un contenuto sì? internazionale, Mimmo, non ho capito. Beh, perché è stato bravo 84, non te lo dimentico. Beh, da quante, quanti anni è che ci conosciamo, Mimmo? Beh, insomma, ero, diciamo, un pischelletto troppi, proprio, abbastanza. Ma notizie di quell'amichetto vostro, niente. Guarda, proprio, Mimmo, siamo stati preoccupati tutta la mattinata, abbiamo messo in mezzo chi l'ha visto perché eravamo proprio preoccupati. Sì, preoccupati, sì. Poi alla fine è uscito fuori che è stato Righetti ieri sera con una boccia di un vino 14 gradi e mezzo a stomaco vuoto. Bianco rosso. Rosso. L'ha proprio ammazzato, Mimmo. Ancora si deve ripiare. C'aveva ancora auge, una cosa. Che Righetti le fa ste cose, eh? Righetti le fa. Le fa perché è un solstizio, lui, capito? Non so come dirlo. È un sesterzi. Capito? Vabbè, comunque, senta Ferretti, noi siamo all'antivigilia adesso di Roma Sassuolo. Stiamo entrando in questo. Oggi è venerdì, no? Come se fosse venerdì, quindi. Esattamente, è una vigilia lunga che la lancerà alle 14:15. Sì. Garzia con questa conferenza stampa. Cerchiamo, Mimmo, di capire come la Roma, la squadra, cioè quello che è la percezione che certe cose si sta avvicinando a questa partita, mettendo un po' a posto i pezzi del puzzle, sentendo anche le parole ieri di Pjanic, la consapevolezza che il martedì pomeriggio la squadra, gran parte dei giocatori si è allenata lo stesso anche se era giorno libero, mi sembra di capire, Mimmo, che avvelenati, ecco, sì, questo è il senso. Lei come al solito sintesi. Ha fatto la sintesi stringente, sono avvelenati. Ho fatto una sintesi. Sono avvelenati perché ricordiamoci le parole di Pjanic, no, ieri, ma quelle che ha detto a caldo subito dopo la partita di Torino. Cioè, noi siamo arrabbiati, sì, per il calcio di rigore che c'era, non c'è stato dato, ma siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto, ed essendo noi abituati a vincere, se non vinciamo la partita siamo arrabbiati. Allora, vorrei riflettere su queste parole di Pjanic dette domenica sera. Noi siamo abituati a vincere, che può sembrare un'esagerazione, ma che è semplicemente la realtà di quello che ha prodotto la Roma in questa prima parte della stagione. Una squadra abituata a vincere, nel momento in cui non vince, si incazzano, si avvelenano e non vedono l'ora che venga la partita successiva per fare cosa? Per tornare a vincere. Allora io mi aspetto per domenica una squadra avvelenata. I segnali che mi arrivano sono tutti in questa direzione. Una squadra che vuole riprendere il cammino che è stato parzialmente interrotto, perché ricordiamoci sempre, David, che se può fare una partita in campionato, prima o poi capita. Forse abbiamo anche fatto fin troppa, abbiamo dato fin troppa attenzione a questo risultato, sai perché? Perché è stato un risultato bugiardo, no? E di conseguenza uno dice, ma come? Ci poteva essere la possibilità di vincere anche l'11ª partita, invece per cause che non sono difese dalla Roma, cause esterne, in bocca al lupo a chi toccherà avanti domenica prossima. E quindi la Roma non è riuscita a vincere anche l'11ª partita. E quindi si è parlato molto di questo pareggio, come di una mancata vittoria, come se fosse, come posso dire, quasi obbligatorio vincere tutte le partite. In realtà la Roma sta lavorando per diventare ancora di più una squadra di spessore. Ripeto quello che ho detto nei giorni scorsi, ci sarei tutta la vita a fare altre 11 partite vincendone 10 e pareggiandone una, ma mi rendo conto perfettamente che qui andiamo un pochettino nel mondo dei sogni, della poca realtà. Però intanto per domenica mi aspetto una squadra avvelenata, una squadra che vuole tornare a vincere, e credo che questo sia, come posso dire, un segnale importante per come sta crescendo questa squadra sotto il profilo dell'autoconvinzione, dell'autostima, quella che si dice una forma psicologica di una squadra. Sei d'accordo, Rico? Perfettamente, Mimmo. Mazza, proprio. Sentito come è lapidario, perfettamente. Beh, con quel vino che si è fatto ieri sera, probabilmente lui fa manca di due parole, allora ne dice una sola. No. Giusto lapidario. No, io tenevo in considerazione anche questo. Questo tipo di discorso che hanno fatto molto i giocatori, pensare molto più alla partita o alle partite che verranno, lasciare fuori il discorso arbitri, e questo ci penserà eventualmente, e ci deve pensare la società. È giusto che il tifo si faccia sentire sempre in maniera corretta, in questo senso. Quindi mi piace, perché come ho detto lunedì anche Mimmo quando ci siamo confrontati, è facile cadere nel tranello. Io ho detto non cadere
cadiamo nel tranello, non cadiamo nella provocazione, non ci dobbiamo disperdere, non disperdiamo le nostre energie, perché questo può essere anche un certo tipo di strategia, no? Quindi, assolutamente sì. E sotto questo aspetto io ti chiedo, perché probabilmente se qualcuno magari non ci ha pensato, ma adesso magari se l'ascolto ci penserà, verrà chiesto a Garcia un qualcosa in riferimento ancora a quello che è successo, perché è stato talmente un episodio talmente clamoroso, no? Anche perché non dimentichiamoci che zitto zitto, no? Tomo tomo, cacchio cacchio, che poi una delle cose che te le dice al termine della partita, lui aveva detto alcune cose in conferenza stampa, alcune cose a Sky, poi anche a Mediaset aveva anche detto mi piacerebbe vedere la classifica senza gli errori arbitrali, no? E questa è una frase che probabilmente non è stata così, come posso dire, spiegata fino in fondo, che però ti dà l'idea di quello che lui voleva dire, perché evidentemente si sente in qualche modo come ti posso dire, defraudato di qualcosa domenica scorsa a Torino. Quindi io immagino che qualcosa gli verrà chiesto. Sono molto curioso di sapere quale sarà la sua risposta, perché vedi, dal tipo di risposta che lui darà, se cercherà di glissare, se cercherà invece di approfondire l'argomento, se ci farà una risata, probabilmente si avrà anche la misura, almeno ufficiosa, non certamente quella ufficiale, di come la squadra sta vivendo poi questa situazione, al di là di quello che dici te, dei silenzi che possono essere più o meno forzati, che possono più essere più o meno comandati anche da parte della dirigenza. La dirigenza ha scelto un profilo molto basso, non ha voluto dire niente dopo l'episodio dell'Olimpico di Torino, però insomma lì qualcosa è successo e in qualche modo sarà comunque presente, perché è una cosa che ti ha impedito di vincere una partita che tutto sommato avresti meritato di vincere per quello che hai fatto. Ricordiamo semplicemente, poi passiamo al argomento, Torino lo accantoniamo, 45 minuti di dominio assoluto con un possesso palla 61-39, reazione del Torino che ci può stare, faccio fatica a trovare una squadra che non subisca un po' di gioco della squadra avversaria. Subito dopo la Roma è ripartita, ha ridominato la partita come aveva fatto nel primo tempo, quindi se tu vai a fare un discorso di vittoria eventualmente ai punti, io capisco che qualcuno ti possa anche, come ti posso dire, averne a male, ma la Roma avrebbe meritato la vittoria. Non gli dai il calcio di rigore che da solare grosso enorme con una casa, la partita non la vinci. C'è adesso da ripartire battendo il Sassuolo. Questo mi pare evidente. Senti Mimmo, quando dici sono avvelenati, vuol dire che ci dobbiamo aspettare una Roma arrembante fin dal primo minuto? No, ma non è, vedi, essere avvelenati non significa perdere la testa e andare a spaccare per cercare delle vendette, delle rivincite che non hanno motivo né di esistere né di essere pensate. Avvelenati significa essere determinati, ferocemente determinati nell'andare a cercare la vittoria, sfruttando gli strumenti che hai sempre sfruttato in questa prima parte di stagione, cioè attraverso il gioco, attraverso anche la pazienza del gioco, no? Quante volte abbiamo detto che una dei segreti della Roma di Garcia era proprio avere questa pazienza che veniva in qualche modo esemplificata da tanti gol che ci sono stati nel secondo tempo, cioè come dire, nel primo tempo una fase di studio dell'avversario, poi un secondo tempo più deciso. No, non mi aspetto una squadra che non abbia testa, anzi mi aspetto una squadra con tanta testa, ma una squadra super concentrata, avvelenata per dirla alla romana, perché ha voglia di ricominciare e perché vede che se non vince tutte le partite probabilmente poi ti fanno cantare bambino poverello, perché già il maestro si è cominciato ad accordare gli strumenti. Mi dici una cosa, ma come fa sta canzone del bambino poverello? Io sempre, come fa? Allora guarda, ci sono due versioni, c'è cioè il bambino poverello, sì, che è la versione un po' più quella romantica, sì, e anche quella un po' più accorata di Ragazzo Triste. Ah, Ragazzo Triste, come quella lì sarebbe. Quella è quella, ragazzi. Poi però c'è il bambino poverello, che è molto più, come ti posso dire, una negna. È una negna. È una negna. Ha a che fare con una negna. E quindi la cantano i meninghini, Mimmo, la negna. I meninghini cantano una negna, capito? Quindi, no, perché bisogna sapere. Quindi grande attenzione, perché torna a ripetere, il maestro già ha cominciato a mettere in corda tutti i spartiti, capito? E quindi il campionato è regolare e non c'è complotto. Senti, ma che gol ha fatto quello del Panduria Fiorentina ieri, con la sforbiciata quella sul terzetto? Guarda, mi sembra un gran bellissimo gol, si può dire un gran bellissimo gol? Sì, solo che ha presa male. Però io chiedo a uno che ha vinto il Bravo 84, no? Se
quanta componente di culo c'è in un gol di quel genere, no? Io ne ho fatti pochi, Mimmo, ho sempre sudato a farli. Però tu eri stato bravo 84, non te lo dimenticare. Sì. Magari No, lì però, ma lì non è che indirizzi. Aspetta, sì. Aiutami a ricordarmi chi era quello che lottava con te, che poi è arrivato secondo. Yarrash. Ah, Yarrash, bello come te l'ho fatto dire. Che spettacolo che sei, Perché io penso manco me lo ricordavo. Senti, un coglione così, ma Mimmo, dopo l'allenamento di ieri, oggi ci sarà questo allenamento, quello aperto anche alla stampa, proprio perché i giocatori sono padroni di fare un po' quello che gli pare. Anche questa scelta ti piace a te, il venerdì di... Sì, ma poi però ne abbiamo già parlato sempre con Ubaldo, no, un'altra volta, cioè l'allenamento poi sarà passaggio e tiri in porta soprattutto, no? Nel senso che Rodolfo, ma come? Prima fa schermare tutti i campi di allenamento, ci mette le barriere, le rinforza, i tendoni. È un po' arrabbiato, È un po' arrabbiato. Lo so, ma questo lo so, era stato anche. Ha detto Trigori è una groviera, te lo ricordi, no? Quando disse questa cosa in quella conferenza stampa che fece soltanto per i rappresentanti dei quotidiani. E lui ha ragione, io poi me ne uscii in quella circostanza con una battuta, ho detto guardi Mister, è inutile che lei si mette a schermare tutto quanto l'allenamento, perché la maggior parte dei giornalisti sportivi non capiscono niente del pallone e quindi non avrebbero neppure, non deve avere la paura che qualcuno va a raccontare tutti i suoi segreti, che era una battuta, che è stata una battuta, ma che in realtà un fondo di verità ce l'ha, nel senso che faccio fatica a pensare che si possano trarre dei vantaggi da parte delle squadre avversarie da quello che viene raccontato anche da coloro che ne sanno di calcio e che vanno a vedere gli allenamenti, perché non hai l'occhio del tecnico di professione, tu cronista che segui gli allenamenti, quindi puoi fare perfettamente il tuo lavoro, puoi raccontare tutte le cose in mano, poi magari ti sfugge qualche cosa che magari un osservatore più attento potrebbe in qualche modo scoprire. Tanto è vero che quando succedono queste cose sicuramente c'è sempre qualcuno che va a spiare qualcun altro, no? L'ultimo caso è stato quello clamoroso del derby di Genova con quello che si era andato a nascondere, che era stato mitizzato. Esatto, delle cose abbastanza, no, così tutto sommato ridicole, però che esistono. Ma poi Ubaldo, tu se devi mandare qualcuno a spiare una squadra avversaria ci mandi uno che ne sa, certo. Qualcuno che sa, che conosce perfettamente la materia, perché se no, come quando mandano un osservatore a fare le relazioni sulla squadra che deve affrontare la domenica successiva, cioè devi mandare uno che sa tanta roba, perché se tu ci mandi uno mezzo sprovveduto, poi alla fine c'è un modo molto sì, romano. Scusa Mimmo, che cosa vai a spiare? Io posso mandare qualcuno se c'ho una squadra avversaria, un allenatore che prepara molto situazioni da palla da fermo, allora attraverso il gioco, no? Se mi gioca Ljajic o Pjanic, ma non lo so come gioca? Certo, assolutamente sì. Cioè, ma che... Però io capisco sia coloro che mandano le spie a guardare gli allenamenti in qualche maniera, e capisco anche un allenatore che voglia in qualche modo nascondersi, perché c'è stato uno schema sul calcio di punizione, se non mi ricordo male, con Ljajic, cioè protagonista, la finta di tirare invece di dare la palla dietro la barriera, quello è chiaro che è una cosa provata in allenamento, certo, no? Certo. Magari provata anche al riparo da occhi indiscreti. Per uno che magari non ha l'occhio professionale, magari non si era neanche accorto, cioè, oppure non ha dato giusto peso, una cosa di quel genere. Invece magari qualcuno che va lì proprio per studiare proprio queste cose, le situazioni da palla da fermo sono quelle più, diciamo così, che vengono maggiormente nascoste, perché ti devono creare la sorpresa e devi trovare una squadra che non sappia assolutamente come tu ti comporti. Però scusa Mimmo, anche... Mimmo, c'erano squadre che lavorava anche al contrario, all'opposto, che provava, le faceva vedere e poi la domenica proponeva cose diverse. Sì, benissimo. No, ma c'è sta tutto, perché ovviamente tu devi dare un tipo di immagine, un tipo di informazione a coloro che ti vengono a studiare
de nascosto, de traverso, in maniera palese, e tu non gli devi far capire niente, no? E quindi anche questo era un metodo molto molto carino, molto intelligente se vogliamo anche, no? Però io mi chiedo, quando provavano poi le cose vere, provavano Arbiardino, te provavi un Arbiardo, insomma. No, perché ormai le avevano memorizzate, no? Certe situazioni, sai, nel corso dell'anno, anche in preparazione, provi certe situazioni. Poi c'è una squadra collaudata che conosce già i movimenti, li puoi riprendere solo mentalmente, no? In questo, esatto. Cioè, proviamo la 4, proviamo la 2 con combinazione, sai che poi gli danno dei numeri oppure dei nomi, no? Esatto. In base a quella punizione. Però io stavo finendo di dire che comunque sia, capisco anche un allenatore che voglia nascondere il più possibile il proprio lavoro, la propria squadra, forse anche per una questione, non so se psicologica, per far sentire i ragazzi anche più liberi di eventualmente provare e sbagliare qualche cosa, quando tu sai che hai magari l'occhio di qualcuno che ti spia, che ti vede, non sei estremamente tranquillo, non lo so qual è la ragione, però credo che se un allenatore lo fa, e l'allenatore, come posso dire, spinge molto su questo tasto, e poi abbiamo visto i risultati, io credo che faccia bene a continuare a comportarsi in questa maniera. Se poi lui fa bene l'allenamento, come è accaduto e come accadrà, è un allenamento da passaggio e tiro in porta, su questo non c'è manco dubbio, non c'è da aspettarsi niente. Ci sarà da verificare in maniera tranquilla, David, no? Quello che magari fai di solito arrampicato sopra una macchina o al di là di un muro, potrai verificare con tutta tranquillità quali sono le condizioni di destro, come sta Gervinho, se sta allena, se quello sta bene, se quell'altro sta meno bene, tutto qua, insomma, non credo che ci potranno essere grossi risultati sotto il profilo della tecnica e della tattica, quello no, assolutamente. Fioretti, c'è il break, restiamo resti lì, eh? Non si muova. Siamo collegati, vai, vogliamoci vai. Bene. Tutti, fate l'amore, non fate la guerra. Ciao. Sì. ciao. Mimmo. Dica. Mimmo, scusa, piace avanti o dietro? Come prego? Pjanic, avanti o dietro? No, io lo metterei a centrocampo, perché io con Pjanic al centrocampo ho vinto 10 partite su 11 e quando lui ha giocato davanti, io la partita, vuoi non vuoi, banti non banti, la partita non l'ho vinta. E di conseguenza io me ne andrei con Ljajic, Borriello e Florenzi e vediamo ciò che succede, ovviamente tenendo Pjanic e De Rossi a strotto, ma se lo fa? No, si no, deve ci può stare tutto, anche se io ho dato un'altra ipotesi. Vai. No, Pjanic davanti con Ljajic e Florenzi. Quindi neanche un No. Neanche un niente. No. Dopo eventualmente. Non lo so. Dopo eventualmente, sì. Sì, no. Allora, facciamo un attimo un ragionamento. Tu quindi faresti giocare Pjanic un pochettino alla Totti, no? Sì. Ok. Però io non dimentico che la Roma più bella, diciamo, anche se è difficile trovare una Roma meno bella, comunque aveva in avanti Totti, poi Florenzi da una parte e Gervinho dall'altra, ok? Allora, volendo un po' riportare quell'impostazione, tu dici metto Pjanic, poi metto Florenzi da una parte e metto Ljajic dall'altra. Secondo me non è la stessa cosa, perché la differenza che c'è tra Ljajic e Gervinho, secondo me è una differenza importante, perché uno va nella profondità, è uno che gli dà palla al piede e va in verticale, l'altro è uno che vuole la palla sui piedi, è uno che cerca sempre di marcare l'avversario, di avere un comportamento tecnico diverso rispetto a quello che poteva avere Gervinho. Allora io ritengo che nel momento in cui tu non hai un giocatore come Gervinho, Pjanic in quella posizione ovviamente te lo puoi permettere, perché abbiamo visto a Torino quello che è riuscito a fare, però forse troverei un'altra soluzione, insomma un riferimento lì davanti io glielo darei, e ovviamente il riferimento lì davanti a cui io penso è Borriello, perché è l'unico in questo momento che può giocare, e quindi darei un'alternativa, addirittura te l'ho detto io come farei, cioè farei con Pjanic al centrocampo, poi Florenzi, Borriello e Ljajic, cioè farei giocare comunque insieme Pjanic e Ljajic, perché ti garantiscono una qualità tecnica, un tasso tecnico molto molto elevato, però non vorrei che l'area fosse troppo vuota,
e a me serve qualcuno che possa anche riempire l'aria, e l'unico che può farlo in maniera completa in questo aspetto, sì, è io Pochettino. Pensavo di andarla a riempire, giustamente il termine è esatto, la considerazione, andare a riempire quest'aria, sai come, con gli inserimenti senza palla, perché tanto loro giocheranno medio-bassi il Sassuolo, anche se per me Eusebio non farà queste barricate, a meno che tu non sei forte come squadra, come Roma, li schiacci lì, non li fai esatto. uscire. Però c'è giocatori che poi sanno ripartire, perché è una squadra che ha gamba, è vero che l'ha più battuta come dire, ha gamba. E quindi la sorta che negli ultimi 20-25 metri, 20 metri soprattutto, io personalmente la penso di avere dei giocatori abili nell'uno contro uno, nel trovare la soluzione, ecco perché poi ritorniamo alla punizione, dal limite dell'aria, creare queste situazioni, cose che col punto di riferimento del Boriello, che a me piace poi come interpreta le gare, va benissimo. Devi andare sempre molto di più alla ricerca degli esterni difensivi con i traversoni, i cross, e quindi dai un punto di riferimento ben chiaro alla squadra avversaria, solo per questo, ecco. Sì, questo è vero, però se tu vai a vedere la partita contro il Chievo, tu l'hai vinta poi, non certamente per un cross, per un traversone, ma l'hai vinta per una giocata all'interno dei 16 metri, proprio a due passi dalla porta, dopo che avevi comunque comandato la partita e cercato di fare il gioco sempre te. Io ti dico che proprio perché presumibilmente il Sassuolo non giocherà, poi lo vedremo poi direttamente in campo, presumibilmente non giocherà una partita di puro contenimento come ha fatto ad esempio il Chievo all'Olimpico o il Torino nel primo tempo. È stata una cosa imbarazzante per come Ventura aveva completamente stravolto il suo sistema di gioco. Dico che proprio per questo, perché probabilmente ci sarà la possibilità di andare a giocare come tu non hai potuto giocare contro il Chievo e contro il Torino, magari con la possibilità di avere più spazi, io un punto di riferimento proprio per questo ce lo metto, perché immagino che non sarà eccessivamente nella morsa dei due centrali, a meno che non giochi a tre, come si anche ipotizza il Sassuolo, però è un giocatore che ha delle caratteristiche, che se ha un minimo di aria intorno a sé, un minimo di spazio all'interno dell'area di rigore, ti può far male. Ecco, allora semplicemente per questa considerazione, che è una considerazione che può essere valida come la tua, poi ci penserà il professor Garcia a mettere in sistema. No, ma il bello, Mimmo, scusa, il bello sai qual è? Che la Roma può proporre tutto, cioè in questo senso, qualcuno con più difficoltà arrivare a un risultato, però la può proporre, non è che è obbligata a muoversi solo verso una direzione, secondo sì, esattamente. Me anche se io con tutto il bene che gli posso volere a Borriello, a Piani, se io avessi avuto Dotti e anche Gervinho, sarei stato un po' più tranquillo, e allora devo cercare, allora o cambi completamente il sistema di gioco, cosa che la Roma non ha fatto, o cambi un pochettino gli interpreti. A Torino domenica scorsa ha cambiato l'interprete, diciamo, del regista d'attacco, e ne è venuta fuori una prestazione sul piano tecnico di Pjanic straordinaria, perché è stato nettamente il più bravo in campo, però la squadra non ha, oltre a non aver vinto la partita, e sotto questo aspetto non possiamo dimenticare le malefatte del signor Banchi, diciamo che non ha prodotto quanto avrebbe potuto proporre, o che noi magari ci aspettavamo che proponesse sul piano proprio delle occasioni, eccetera eccetera. Mi rendo conto che era molto complicato giocare contro una squadra che era con tutti i suoi effettivi dietro la linea della palla, però ecco perché io ti dico, nel momento in cui tu non c'hai una squadra che si difende con 10 dietro la linea della palla, probabilmente anche un giocatore come Borriello ha più respiro intorno a sé, c'è bisogno maggiormente di occupare l'area se tu c'hai una squadra che non fa le barricate, e allora tu l'area la occupi, la riempi con un giocatore con quelle caratteristiche. Ma questo è un ragionamento che può andar bene ma può andar male, nel senso stiamo parlando di calcio, quindi mi rendo conto perfettamente che ognuno può avere le proprie opinioni, anche perché, come dici te, ci sono quelli che non riempiono mai l'area, no? Anche se non hanno un centravanti di peso. Ti faccio l'esempio banalissimo che è quello del Barcellona, no? Che ovviamente ha la capacità di giocare talmente meglio degli altri che gli avversari non è che si chiudono e fanno le pietre davanti al portiere, proprio non ce la fanno uscire, no? E quindi di conseguenza il Barcellona si trova sempre
a giocare nella metà campo nell'area avversaria, non ha mai un centravanti tipo Borriello, no? L'armadio che sta lì davanti, eppure stiamo parlando del Barcellona, ma dobbiamo andare a guardare poi la qualità degli interpreti del gioco, no? Ovviamente, certo. Perché poi non si può non prendere in considerazione che se tu c'hai Messi o tu c'hai gli Aic, con tutto rispetto e bene che vogliamo agli Aic, non è la stessa cosa, e potrei fare anche altri esempi. Quindi tu devi andare a cercare di sfruttare le tue qualità o le qualità dei tuoi giocatori in riferimento all'assetto tattico che tu pensi che andrai ad affrontare. Nel momento in cui tu hai una squadra che ti potrebbe dare la possibilità di avere più spazio, di non avere l'oppressione di stare lì e continuare a far girare la palla perché questi stanno tutti dietro, allora anche uno con le caratteristiche di Borriello ti potrebbe avere buono. Perché? Ti faccio un esempio: se il Sassuolo non si difende come hanno difeso Chievo e Torino, hai anche più probabilità di arrivare al cross, cosa che è stata praticamente impossibile in queste due partite di cui stiamo parlando, perché non c'era proprio lo spazio fisico per poter andare a fare un cross, capisci? Però ognuno ha la propria opinione. No, perché poi la partita con il Torino, Mimmo, sempre tornando al discorso di riempire l'area, Pjanic poi alla fine è stato l'uomo che ha dato la palla a Strootman. Ah, certo, è quello che si è guadagnato il calcio di rigore non dato. Ti pare poco? No, ma infatti io ti dico, sul piano tecnico la sua prestazione è stata straordinaria, nel senso che però alla fine, se andiamo a vedere, ha brillato solo lui, ok? Sì, sì. Allora evidentemente la squadra complessivamente non è stata in grado di supportare, di accompagnare la prestazione di Pjanic, perché se andiamo a vedere quelli che hanno giocato davanti con lui, Florenzi è andato discretamente male, Borriello è andato discretamente male, quello che ha fatto bene è stato Ljajic quando è entrato, che ha sempre questa caratteristica di giocare sempre meglio quando entra piuttosto che quando parte titolare, però anche in quel caso la squadra non mi è sembrata una squadra che abbia prodotto tantissimo. Allora, siccome in precedenza la squadra aveva prodotto molto, anche se con difficoltà legate proprio alle assenze, quando Pjanic non stava così avanti, ma aveva la possibilità di dirigere l'orchestra da un pochettino dietro, allora io ritengo, ma devo fare un ragionamento proprio logico, ritengo che la squadra giochi meglio se Pjanic sia un pochettino più dietro. Ecco, semplicemente per quello. Però io ho visto che lui questa settimana ha continuato a provarlo sempre davanti e che probabilmente le probabilità, insomma, che lui possa giocare ancora da centravanti così di manovra sono ancora notevoli, quindi io mi affido anima e cuore al professor Rodolfo Garcia. Fino a questo momento non ha sbagliato praticamente niente e sono convinto che continuerà a non sbagliare neppure in vista della partita di domenica. Ti sembra paradossale, Mimmo, il fatto che Roma-Chievo era presentata dall'ambiente con più ansie e più così preoccupazioni di quanto non con questo Roma-Sassuolo? E ti chiedo, quindi, se è così, perché ci sembra che a tutti che sia così, quanto può contribuire in senso positivo il fatto di essersi torti dalle spalle sta scimmia del record? Secondo me è esattamente quello, perché tu contro il Chievo andavi a centrare un risultato, no? Sì. Ok? Andavi a centrare un record e avevi il peso, come dicevi te, di una pressione incredibile, la voglia, la paura di non farcela, il desiderio di arrivare al traguardo e il timore di non arrivarci. Adesso no, adesso ne abbiamo anche parlato immediatamente dopo la partita di Torino, no? Come se la Roma si fosse scrollata di dosso il dover vincere a tutti i costi, continuerà a cercare di vincere, ma per vincere la partita e mettere in cascina altri tre punti, non per centrare un altro record, questa storia di record. Credo che sotto questo aspetto Garcia sia stato veramente antesignano nel dire a me interessano i titoli, interessano i record, nel senso che qua alla fine quello che conta sono vincere le partite. Se tu ne vinci 8 e una pareggi, ne cominci altre 8 e una pareggi, ti capita pure qualche volta, ti capiterà di non vincere né di pareggiare una partita, però è così. Cioè, il campionato va avanti di queste cose, non può andare avanti soltanto di record. E probabilmente un po' tutti, quindi squadra, ambiente, tifosi, critica, radio, televisione, tutto quello che sta per te, stavamo sperando, aspettando questo record che rimarrà comunque nella storia del calcio italiano, indipendentemente da come andrà a finire poi questo campionato. La Roma è comunque già nella storia, la Roma di Garcia è nella storia. Adesso però io ho la stessa tua impressione, che insomma questo come si chiama? Un peso,
questa cosa che c'hai sulla schiena un pochettino è meno pesante. E quindi l'atteggiamento complessivo è l'atteggiamento di dire bene, ok, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto, 10 partite l'abbiamo vinto, adesso ricominciamo avvelenati per quello che è successo a Torino per vincere la partita numero 12 del campionato, che potrebbe essere la vittoria numero 11 della Roma. No, allungo un piccolo colorito perché ci sta sempre, ecco, sempre. Non vorrei dimenticare perché anche io darei anche una botta di Guariella, capito? Perché secondo me ci stanno sempre bene, Mimmo, anche allora se... comunque io non so, credo che non verrà convocato adesso per la partita di domenica, questo non può essere convocabile. Però ricordo a tutti di cominciare a chiamare il gol di destro Benedetto, questo no, a chiamarlo Benedetto, ma al tempo stesso a chiamare il gol di destro, che sarà Benedetto nel momento in cui arriverà, perché la Roma avrà bisogno anche dei gol di destro, perché qui c'è bisogno di tutti, perché dall'altra parte si schierano sempre in più di quelli che so, con la contraerea e con tutte le pistirine e barriera del cazzo, capito? Ferretti, noi ci diamo appuntamento a domani! Ciao Mimmo! Se Dio vuole, ciao Rico! Ciao Mimmo! Salutatemi, Carlo Pereira!